ruolo dell'infermiere del 118? Nel 118 l'infermiere ricopre più ruoli, dall'infermiere di centrale operativa all'infermiere che lavora anche sui mezzi, che sia il mezzo avanzato con il medico o il mezzo intermedio, detto anche infermieristico, dove lavora da solo con un autista certificato, e poi c'è anche il soccorso. In particolare per quel che riguarda la centrale, cosa fa nello specifico l'infermiere? Allora, l'infermiere in centrale operativa ha due compiti differenti. Uno è quello che prende le sanitarie, noi diciamo, ovvero parla con i mezzi dal posto, che siano i mezzi di base o i mezzi anche con il medico, raccoglie una serie di informazioni sul paziente, parametri vitali, patologie pregresse, e decide assieme ai ragazzi dell'ambulanza, a seconda anche di dove si trovano, qual è l'ospedale più adatto in quel momento per quella persona. E poi invece c'è anche l'infermiere rivalutatore. L'infermiere rivalutatore è in supporto al primo risponditore, in sostanza, che è un tecnico di centrale operativa. Appunto, probabilmente la popolazione, l'utente, si sentirà richiamare, vedrà un numero probabilmente sconosciuto, sarà l'infermiere rivalutatore che tenta innanzitutto di tranquillizzare l'utente, perché i mezzi di soccorso stanno già arrivando da lui ad aiutarlo. Noi tentiamo di capire bene quello che sta succedendo, appunto per decidere se mandare delle risorse in più, può essere l'elicottero, può essere il medico, può essere l'infermiere, e portarci avanti con il lavoro, nel senso se abbiamo bisogno di un determinato posto in ospedale. Caso conoscenza. Una volta. Vai, parametri. Non ha battuto la testa, diciamo, di suo, cioè, solo durante lo scivolamento. Va bene, d'accordo. Mi dai il cosciente, collaborante? Sì, arrivare. Va bene, mi dai i due parametri. Dicevamo centrale, ma poi c'è anche tutto il discorso ovviamente dell'elicottero, dove comunque lavorate affiancati a un'equipe dove c'è un medico, in automedica, quella che noi cittadini chiamiamo automedica, c'è il dottore, ma poi c'è anche l'auto che esce con il suo infermiere, come ci spiegavi, giusto? Sì, che è il mezzo di soccorso intermedio o autoinfermieristica. In sostanza si compone di due persone, che un infermiere che ha effettuato dei corsi e un soccorritore certificato da Areo, dalla regione in sostanza. Noi arriviamo in posto e seguiamo degli algoritmi, ovvero una serie di azioni che a seconda di determinati parametri vitali, di quello che vediamo in sostanza, è una cascata di azioni che permette di trattare al meglio il paziente. Noi dal posto, in sinergia con il medico di centrale operativa, perché noi siamo sempre in contatto con il medico rianimatore che è in centrale operativa. Avete delle carte che riassumono la sua storia, le terapie che prende, un elettrocardiogramma abbastanza recente, se ce l'avete? È sempre in ballo a fare qualcosa, perché lui è stato... immagino, perché c'è anche stato bypassato. Ha avuto il tumore alla prostata, il tumore all'intestino. E poi un bypass, giusto? Forse anche più di uno, però vabbè, sì. Spiegare anche la formazione, cioè come si arriva poi a lavorare al 118, perché ci raccontavi, insomma, si lavora in centrale, si va sull'elicottero, ci si sposta con i mezzi anche a terra, però c'è tutta una preparazione dietro, non è che uno si improvvisa un infermiere del 118, no, certo. Un giorno arriva e si mette a rispondere a telefonate come se nulla fosse, o esce comunque su un intervento, credo ci sia un percorso ben definito. Assolutamente, poi devo dire che ci vuole anche una certa passione per fare questo lavoro. Ovviamente. Comunque, vabbè, in primis è la formazione universitaria per poter fare l'infermiere, che è una laurea triennale, in appunto in infermieristica. Dopodiché ci sono diversi step da superare. Il primo requisito che chiede appunto il sistema di emergenza urgenza è quello di avere delle esperienze in area critica, almeno 3 anni. L'area critica sono tutti quei reparti dove per definizione il paziente è critico, quindi il pronto soccorso, la rianimazione, che sia generale, la rianimazione neurochirurgica,
la rianimazione in generale, insomma, unità coronarica, questi reparti in sostanza. Dopodiché, una volta entrati nel 118, si inizia con la centrale operativa, si effettuano dei corsi, e la stessa cosa succede con l'automedica o con l'autoinfermieristica. Infatti, un periodo di affiancamento. Facciamo un periodo di corso, poi affiancamento, con naturalmente degli esami da superare per poter ricoprire quel ruolo. Vedendovi lavorare, c'è una domanda che nasce spontanea e che riguarda poi lo stress, ovvero la gestione dello stress proprio nel momento dell'intervento, un momento difficile, ma poi anche per quello che è il post-intervento. Allora, la gestione dello stress è molto soggettiva, naturalmente da persona a persona varia. Noi arriviamo in un momento molto difficile per... non lo chiamiamo utente, comunque sarebbe il paziente o l'infortunato in quel momento. L'ideale sarebbe riuscire a mantenere sempre la calma, anche per infondere una certa sicurezza nella persona che sta male in quel momento. Comunque è molto soggettivo, sia durante l'intervento sia nel post-intervento. In determinati interventi in cui l'emotività è abbastanza alta, cioè impatto emotivo alto, arrivo comunque a un gruppo di supporto psicologico a cui fare riferimento, formato da professionisti, psicologi e da infermieri e medici che o contattano gli operatori dell'ambulanza, gli infermieri che hanno assistito a determinate interventi, come dicevamo prima, oppure anche l'operatore stesso che può richiedere l'intervento del supporto psicologico. Non mangio da tempo, non mangio da bere. Riferisce vertigini e cefalea seduto e in piedi, non riesce, dice che non lo reggono le gambe. L'ho ascoltato e ha i polmoni un po' impegnati, ma penso da stasi perché è da una settimana che è straiato. Gli altri valori sono nella norma, non c'è mia posto. Pressione 150-90, stato una 99 in aria, 100 di frequenza, il CGN viene modificato rispetto all'ultimo che sono riuscito a trovare, prende farmaci antipertensivi, protettore gastrico. Thank you.